Bella raga e bentornati sul canale. Qualche settimana fa vi ho annunciato la volontà di vendere tre delle mie moto: l'R1, il KTM e l'F3, con la speranza che potessero andare in mano a qualcuno di voi. Ma mai mi sarei aspettato che sarebbe potuta nascere una storia così bella. Vi spiego cos'è successo. Una settimana dopo l'uscita del video mi ha contattato in privato su subito.it Alessandro, normalissimo appassionato di moto direte voi, oppure il classico curiosone che voleva vedere le moto dal vivo. Beh amici, nulla di tutto ciò. Chiaramente ci tenevo a farle vedere dal vivo le mie moto, quindi ho fissato subito un appuntamento con lui per mostrargliele. Di persona si è rivelato subito molto gentile e un vero appassionato di moto. Ha studiato l'F3 in tutti i suoi dettagli, ne ha ammirato le linee e le finiture, e poi boom, mi ha raccontato il suo folle piano. L'F3 prototipo non era per lui, era per suo figlio Silvestro, 21enne appassionato di motori e chiaramente mio grande fan. Questa moto era il suo sogno e suo padre ha deciso di trasformarlo in realtà. Lui ad oggi non sa ancora niente, completamente ignaro di tutto ciò, ma con il padre ci siamo accordati per fargli una sorpresa. L'idea della sorpresa è molto semplice, ma ho bisogno di farmi uno schema ben preciso e per questo chiamo Matte. Matte, che è in cuffia e non mi sente. Matte, soldato, ho bisogno di te. Andiamo. Let's go. Ho chiaramente bisogno di un assistente che mi aiuterà nelle riprese, ma adesso ve lo spiego. Tieni Matte, da adesso sarai il professore della casa di carta. Che bastardi, magari ci avessi pensato io. Esatto, e ho bisogno anche di questa. Ok. Oggi si troveranno a fare aperitivo alle ore 16 da Princi, un locale a Milano. Siamo già. Abbastanza. Quindi, avviciniamoci. Allora, tu arriverai da qui, qui giri. Ok. Qui c'è la porta di Princi. Ok. Dove qui ci sono gli ombrelloni. Se sono interni, come facciamo? Se sono esterni, un po'. Sono interni sicuramente. Perché piove? Perché fa ancora freddo, fuori non ci sono i tavoli. Io entro. Sì. Con lo spotto, tento di spottarlo. Ok. Ci sentiamo. Lui secondo me non esce. E poi, a quel punto ti avviso, tu parcheggi la moto proprio davanti davanti. A quel punto poi, di persona, cioè, nel senso... Sgaso, sto lì, no, casseggio. Non ci esce. Cazzo, che se non esce da Prince è un casino. Però aspetta, a quel tavolo c'è lui, l'amico, il papà, nostro complice. Mm-hmm. In realtà anche l'amico è complice. Però non sa il piano, è quello il problema. Cioè che vabbè, mi vede però arrivare, sa che arriva, non capisce. Sa che arriva Noisy. Difficile, C'è il rischio. Raga, dobbiamo rischiarla. La bellezza dell'F3 sarà in grado di attirare Silvestro fuori da Princi? Dai, zio, è gasato. Una moto bella, sound figo, bella Noisy. Ecco, piano B. Se no, aspetta. Chiacchieriamo, siamo pronti. Ma quanto è figo sto contenuto, zio, è bellissimo. Non capiterà mai più una roba del genere in tutta la mia vita. Quindi, non dobbiamo sbagliare. Andiamo, Silvestro, stiamo arrivando. Mamma mia, raga, speriamo che il piano funzioni, sono veramente mega in tensione. Soldato, ci siamo, entriamo in azione. Facciamo stare insieme e poi ci dividiamo. Beh, let's go. Opa! Ci siamo? Che ansia, che figata! Non ci credo ancora, io ancora non ci credo. Com'è possibile? Com'è possibile? Alessandro e papà ci hanno detto che si sono appena seduti, quindi arriveremo a circa la distanza di un quarto d'ora dal loro arrivo. Oh, senti che bello, senti che sound. Devo ammettere che in questo momento, raga, sono sia euforico che un po' nostalgico già. Perché a parte che sto facendo una figata, una figata che non capiterà mai più una volta nella vita, però allo stesso tempo so che è uno degli ultimissimi giri insieme a lei. Wow, che progetto che è stato, ragazzi. La sintesi delle nostre competenze nel 2022, delle finiture, delle collaborazioni con dei brand pazzeschi, tutti racchiusi in un progetto. Wow, felice che andrà in mano a Silvestro, tra l'altro è di Milano Silvestro, quindi spero tanto di rimanere in contatto con lui per rivederlo ogni tanto. Che bello. Mamma. Sei pronto? Sul pezzo, zio, l'abbiamo studiata per una settimana. Adesso ci dividiamo, Matte va avanti e io resto qua dietro, in attesa di nuove indicazioni. Non devo chiaramente farmi vedere, direi che qua è ideale. Ok, adesso attendiamo le indicazioni di Matte. Che bello è fare ste cose, mi sento tipo un inviato delle Iene. Ti chiedo un caffè o ti arrivo a una classe? Ero meno agitato quando ho dato la tesi in università. Mamma, che tensione! Dai, Matte, quanto ci metto a prendere una bottiglietta d'acqua? D-
di Matteo non c'è traccia e qua continuano a passare i minuti. Mi sta chiamando, raga. Matteo! Oh! Com'è? Sto prendendo il caffè, dove sei? Devo arrivare? Mm-hmm. Ok, parcheggio dietro di te allora? Sì, ho ciò che perché ci sono davvero le telecamere. Ok. Lui secondo te mi vede? Sì, sì, ti vede, ma vieni anche più vicino all'ingresso. Davanti, quasi, ok. Ok, vado, procedo. Mamma che tensione! Mamma, quanto sono belle queste minchie. Signori, si entra in scena. Dai. Oh, il pavè con l'F3, no, però. Oh, signora, scusi. Devo passare di qua. Facciamo in serie. Ok, la metto qui. Ok, adesso si entra in scena. Adesso non devo destare sospetti. Devo chiamare Matte e fare finta di niente. Ok, lui è Alessandro. Ciao raga, tutto bene? Piacere Luca. Ciao Alessandro. Ciao. Luca, piacere. Luca, piacere. Raga, sì, tra l'altro. Ah, hai visto? Ma hai seguito anche il progetto? Figo. Tanta roba sì. È bella preziosa. Tu che moto hai? Una 790. Beh, bellina. Sì, bellissima. Bellina. Però secondo me la super sportiva ha un sapore diverso, sai. Anche in vista della primavera. E ti dirò che forse qualcuno vuole farti un bel regalo. Addirittura. Sì. No. Silvestro! Non ci credo! È tua! Non è possibile! Cazzo, che figata! Grande complice! Grazie! Non ci credo! È tua! No! Te lo giuro! Devi, è tuo. Illegale. È la cosa più assurda che abbia mai fatto, te lo giuro. Bellissimo. No, non è possibile. Sono stracontento, te lo giuro. Io non ho più parole. Lui ci siamo visti un botto di volte. Sì. In sti giorni a programmare tutto, abbiamo fatto il piano in ufficio. È da 7 giorni che pianifichiamo questa cosa. Era una trappola. È lui, guarda che senza di lui non riuscivo. Grandissimi, raga. Beh, a questo punto posso togliermi il casco. Ah, ma sei tu. Ah sì, sono io. Che figata. Amici, è andata alla grande, che figata! Sono stra contento. Ora chiaramente, per comodità, gli porteremo la moto a casa e poi tornerò in doppio con Matte. Mai fatto una cosa così figa sul mio canale. Questa veramente mi mancava. Complimenti anche a papà Alessandro, che personaggio. Questo sì che è motociclismo. Adesso fa strada l'amico con la RS660 e Silvestro in doppio con Matte. Assurda questa storia, assurda, era il mio sogno e l'ho realizzato. Pavè. Ora combattiamo un po' con il traffico milanese e ci vediamo a destinazione. Raga, questo video è pazzesco, cioè io non ho più parole. Ciao cucciolino. Trattalo bene, eh. Vabbè che ti controllo, Ragazzi, questa è l'ultima volta che la vedo. Non è vero, perché sei di Milano, quindi fai il bravo a non scappare. Silvestro, scannala. Certo, grazie. Grazie a te. Complimenti, collaboratore di giustizia. Ciao, grazie, piacere. Grazie. Ciao Matte, ciao. Adesso accompagnami a casa, per favore. Ciao piccolina. Guarda come splende, figa. Mamma mia, che bella, cazzo. Mamma mia, Matte. Matte, è andata. È andata via. No. È finita. No. Dai, però resta Milano, meno male, dai. Ma tanto adesso ne facciamo un'altra. Palese, zio. E anche questo video è giunto al termine. Io non ho
parole. Spero vi sia piaciuto. Sono mega emozionato perché una cosa del genere, no, una cosa così non capita tutti i giorni. È stato fantastico registrare questo video e conservarlo nella storia del mio canale. Bellissimo. Wow. Amici, fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io saluto Alessandro, Silvestro e Riccardo. Non è un addio nei confronti dell'F3 perché rimane a Milano, quindi è un arrivederci. Ci rivediamo al Ciringhito, tipo a qualche raduno, quindi mi fa strapiacere che comunque resta qui in zona. Ma soprattutto è che qualcuno la usi realmente quella moto, meno male. Mentre noi ci concentreremo su altri nuovi progetti qui in atelier. Là c'è tipo un'altra moto che non avete mai visto e un progetto che dobbiamo consegnare, tipo. Anche se a dire la verità, piccola marchetta in chiusura, ne mancano altre due da vendere. Il KTM 530 e l'R1. E se in questo momento tu che stai guardando questo video sei interessato ad una delle due, beh, trovi gli annunci qui sotto in descrizione di subito.it. Raga, venitela a vedere se siete realmente interessati. Un abbraccio alla nuova famiglia dell'F3 prototipo. Da Noisy è tutto, ci vediamo questa domenica con una nuova puntata del Noisy Podcast. Raga, pronti per i nuovi progetti? Perché qua stiamo facendo spazio, eh? Pian piano se ne vanno perché arriveranno altre moto. Gas. Amici, se siete arrivati fino a questo punto del video, vi spoilerò, anzi Matteo vi spoilerà una chicca sulla moto che sta per arrivare. È la nuova Kawasaki. No!